Siamo a Expo Casa, di nuovo in diretta, e questa volta abbiamo come ospite Alfonso Pepe, che è brand manager Hyundai di Auto Ingross. Buongiorno. Buongiorno a te. E intanto parlavamo prima appunto delle novità in fatto di auto, e Auto Ingross, in particolare Hyundai, è presente qui a Expo Casa all'Ovallingotto per tutta la settimana, soprattutto in due postazioni. La potete vedere addirittura e provare, vero, anche delle autovetture proprio all'ingresso di Expo Casa. Esatto, abbiamo deciso di prendere parte a questa importante manifestazione e non con la solita staticità di quello che può essere uno stand, quindi solo con la vettura fisica da vedere, ma addirittura siamo riusciti a creare un'area esterna con un vero e proprio piccolo percorso da test drive, in modo da far provare la nostra nuova Hyundai Kona, soprattutto nella motorizzazione ibrida, che è quella che in questo momento sicuramente è la migliore soluzione tecnologica. Ecco, quali sono le domande che in genere vi fanno appunto i frequentatori di Expo Casa quando vengono, oppure quando vengono appunto da Auto Ingross, riguardo quest'auto? Beh, allora, la scelta di investire anche su una prova test drive in una manifestazione come questa è proprio perché l'ibrido in questo momento è un po', insomma, il cliente ha bisogno di provarlo oltre che di avere informazioni, perché è la novità e quindi ha necessità di verificare questo tipo di guida. Le domande che vengono fatte di più sono legate soprattutto in questo momento alle emissioni. È un momento per il quale c'è una grossa attenzione alle emissioni, non tanto per il momento storico ma anche per quello che sarà il futuro. E poi sicuramente i consumi, queste sono le domande. Quindi poter girare liberamente nelle città senza dover pensare a targhe alterne oppure blocchi stradali, eccetera. E poi ci sono tanti giovani che pensano per esempio alla Kona, come mai questa simpatia dei ragazzi più giovani? Sì, nei confronti di quest'auto. Sì, è vero, infatti tanti clienti giovani, rispetto a quello che ci aspettavamo come target, si stanno avvicinando a quest'auto. Sicuramente il segmento B SUV, del quale fa parte Kona, è il segmento più apprezzato dai giovani, anche dalle famiglie dinamiche, ma tanto dai giovani, e poi per la sua linea completamente moderna, rinnovata con questo LED anteriore e posteriore, insomma ha una linea davvero molto molto accattivante. E poi, ripeto, un piacere di guida davvero estremo, perché unisce consumi ridotti a prestazioni piacevole. Quindi veramente una novità anche nel settore. Se volete venire a trovare appunto Alfonso Pepe o anche altri colleghi che vi faranno provare la Kona e anche altre auto, no? Sono presenti non soltanto, certo, la Kona, ma soprattutto questa nuova vettura, questo nuovo SUV, rivolto sia alle famiglie sia ai più giovani, ma in generale a tutti quelli che hanno bisogno di un'auto con buone prestazioni, ma soprattutto che consumi relativamente poco e abbia delle prestazioni ottimali. Esatto. Allora, grazie ancora Alfonso Pepe per essere stato qua con noi, e può darsi che ci risentiremo nei prossimi giorni quando magari ci saranno delle novità anche al riguardo. Grazie ancora. Grazie a voi.